Gentili telespettatori, buona giornata. Venerdì 29 novembre ci sarà il Free Days for Future, il quarto sciopero per il clima, e vengono invitate anche le sardine, no? Nuovo appuntamento per il clima in tutta Italia. Gli organizzatori proprio dicono: sardine, abbiamo gli stessi obiettivi, venite in piazza con noi. Ma l'obiettivo delle sardine realmente è l'obiettivo iniziale era quello di riunirsi perché contro Matteo Salvini nella piazza vicina dove Matteo Salvini manifestava. E questa era l'idea poi di moltiplicare le piazze dove c'era Salvini, c'era la contromanifestazione delle sardine che, riunite tutte vicine una all'altra, si guardavano negli occhi e nient'altro, nel senso riunite per l'odio contro Matteo Salvini. Quindi gli organizzatori che dicono: sardine, abbiamo gli stessi obiettivi, venite in piazza con noi. Forse si sono sbagliati. Voi che dite? Quindi questo movimento, no? Free Days for Future, è un movimento ispirato a Greta Thunberg, proprio un movimento dei giovani per il clima, ipotizzando un nuovo sciopero globale, il quarto in programma venerdì 29 novembre. E loro protestano e si pongono come alternativa al modello consumistico proprio il giorno, venerdì 29 novembre, del Black Friday, no? E così, ma in Italia lo sciopero dei ragazzi per l'ambiente si è anche fatto più politico, perché è ufficialmente lanciato un appello alle sardine, al movimento fondato da Mattia Santori, perché aderisca alla manifestazione. Siamo convinti che obiettivi per cui entrambi lottiamo siano complementari e spesso coincidano, si legge in una lettera aperta. Ma diciamo che molti, come dicevo in un altro video, stanno cercando di mettere il cappello sulle sardine, cioè di strattonarle di qua, strattonarle di là. Aveva cominciato il PD, poi alcuni grillini, venite con noi, e adesso gli ambientalisti, abbiamo le stesse idee, poi forse nelle elezioni in Emilia-Romagna si parlava anche che il PD li avesse invitati a candidarsi, quindi li stanno tirando un po' da tutte le parti, ma sembrerebbe comunque palese che questa sorta di movimento faccia parte dell'area di centro-sinistra, se non anche proprio puramente di sinistra. Anche perché tra poco vi racconterò anche delle parole poco simpatiche dette al leader di Forza di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Quindi questo Free Days for Future dà appuntamento alle sardine, spero che si presentino lì con le loro sardine ritagliate a casa sui cartoncini, così da fare più notizia del solito e dare un impulso alla sensibilità verso il clima che sta cambiando inesorabilmente, verso la catastrofe, dicono in molti. Quindi contano anche sullo spirito di novità e sulla capacità di mobilitazione del movimento. Certo che però se questa capacità di mobilitazione viene sfruttata per un fine diverso da quello per cui è nato, perché nasce come riunione contro Salvini nella piazza accanto, se andare a manifestare per il clima non c'entra assolutamente nulla, altro che visione comune, non c'entra assolutamente nulla. Siamo certi che tanti di voi abbiano a cuore la situazione climatica, così come sappiamo che molti di noi stanno prendendo parte con entusiasmo alle vostre iniziative, volte ad evidenziare l'emergenza democratica in corso nel paese. Perché c'è un'emergenza democratica nel paese. Ma dove l'hanno vista l'emergenza democratica? Dove sta l'emergenza democratica? Nel governo PD 5 Stelle? In Giorgia Meloni? In Salvini? Dov'è l'emergenza democratica in corso nel paese? Stanno farneticando, però. Questi scambi continuano, queste commistioni sono il segnale più evidente che l'emergenza climatica non potrà essere affrontata e risolta senza prima affrontare l'emergenza democratica. Ecco, questa è una serie di frasi senza né testa né coda, no? L'emergenza climatica va affrontata non prima dell'emergenza democratica. In effetti, però, non c'è nessuna emergenza democratica, quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Intanto l'organizzazione di questo sciopero contro il riscaldamento globale
è stato organizzato con appuntamenti in varie piazze, in tutte le piazze principali d'Italia. Anche questa volta il loro sito comincia a popolarsi di appuntamenti. Se vi ricordate che il ministro dell'istruzione Fioramonti aveva chiesto alle scuole di permettere, di giustificare i ragazzi e ragazze che volevano partecipare a questo sciopero. Intanto, come avevano descritto Repubblica, questi ragazzi in bicicletta, acqua e sapone, ambientalisti, questa descrizione idilliaca da prosa, no? Da poesia, no? Questi ragazzi allegri sulla bicicletta, solari, peace and love, alla fine. A Salvini, una di queste sardine organizzatrici, aveva augurato la morte, impiccato a testa in giù, e sulla Meloni che la sua colpa è quella di essere arrivata a superare il 10% dei consensi in Italia, quindi è diventata il male assoluto come Salvini, prima no, adesso che ha il 10% ed è arrivata anche al 10,6% in alcuni sondaggi e continua ad avanzare, per queste sardine la Meloni è una bestia. Sgorbia e feccia, no? Questo è l'odio del centro-sinistra che arriva in queste sardine, ma queste sardine sono del centro-sinistra, sono gli scontenti del governo, sono gli scontenti del Movimento 5 Stelle, sono gli scontenti del PD che si sono riuniti in queste manifestazioni di piazza. Magari sono anche tranquillamente elettori del PD e dei 5 Stelle, certo non sono elettori della Lega o della Meloni o di Berlusconi o di Totti o di chi sia, perché questo è il classico odio rabbioso, intollerante, intransigente del centro-sinistra verso il centro-destra, in quanto definito come razzista, neofascista, solo perché si posizionano a destra. Quindi c'è quella sorta di semplificazione infantile che al centro-sinistra sono comunisti, partigiani e nel centro-destra sono fascisti, razzisti. Ecco, questa è l'idea della politica di molte persone in Italia. Queste offese così gratuite fanno veramente rabbrividire, bestia, sgorbia, feccia. E questo perché? Perché ha raggiunto il 10% e non la pensa come voi? Queste frasi sono arrivate nel gruppo L'Arcipelago delle Sardine. Poi arrivano le scuse dell'amministratore esponente di Italia in comune. Ma non doveva essere un popolo di persone normali che non odiano? Proprio oggi leggevo degli articoli dove c'è scritto: noi siamo contro l'odio. Ma anche il PD diceva: noi siamo contro l'odio e odiano con tutto il cuore Salvini. Anche Saviano è contro l'odio, anche il chef Rubio è contro l'odio e sono i primi odiatori rabbiosi. Queste sardine che dovevano essere, che amano la bellezza, che non odiano, popolo di persone normali che pacificamente si riunisce nelle piazze e si sono rivelate per quello che sono. Parte del centro-sinistra che odia rabbiosamente il centro-destra solo perché ha più voti, ha più consensi e vince le elezioni, quello che non riesce a fare il centro-sinistra, ma lo fa solo attaccandosi al carro che passa o al treno che passa del movimento e sono al governo come ospiti. Quindi una serie di aggressioni a Giorgia Meloni che non risultano proprio da pesciolini educati. E così un utente sull'Arcipelago delle Sardine, gruppo in Facebook, pubblica un commento della leader di Fratelli d'Italia per destinare il 5 per 1000 al fondo per i rimpatri degli immigrati irregolari, che mi sembra qualcosa di assolutamente giusto, nel senso, visto che se il governo non ce la fa, lo aiutiamo con un 5 per 1000 per il rimpatrio di persone che sono sul territorio italiano in maniera illegale, attenzione, in maniera illegale. Ovviamente, non è piaciuto alle sarde nostrane, no? Che scatenano una discussione non certo edificante. Si parla nelle cose più gentili di proposta oscena che porterà il paese alla barbarizzazione, no? Pensate
Perché fare tornare a casa chi è entrato in maniera illegale, il paese diventa barbaro e osceno. Barbaro e osceno? E allora tutto il resto dell'Europa, che non ne vuol sentir parlare né di legali e illegali, è tutto un mondo barbaro e osceno. E ricordatevi che i confini nazionali esistono in tutti i paesi del mondo e vanno rispettati. E poi arrivano commenti che farebbero rabbrividire, no? Chiunque verso Giorgia Meloni. Però attenzione che non si può fare ricadere sugli organizzatori delle pagine quello che scrivono i commentatori. Voi noi ricordiamo che i commentatori possono essere delle persone che sono iscritte lì per altri motivi, possono essere persone che sono iscritte lì perché sostenitori, può essere chiunque si può iscrivere a una pagina Facebook, eh? Chiunque che la pensi o non la pensi come loro si può iscrivere solo per andare a commentare e esprimere il proprio giudizio. Attenzione, gli italiani sono sempre gli stessi, no? Allora se io vado nella piazza con le sardine, allora sono un buono, se vado nella piazza con il PD sono un odiatore, se vado nella piazza con Salvini sono un razzista, quindi questa classificazione non ha senso perché l'elettorato italiano è mobile e da quello che si è capito gli italiani sono rabbiosi e degli odiatori di prima classe, quindi non ce la si può prendere con gli organizzatori né della pagina Facebook di Matteo Salvini né della pagina Facebook delle sardine per quello che dicono le persone iscritte. Se lo dicessero gli organizzatori, come l'organizzatrice delle Salvine che diceva che augurava la morte a Salvini a testa in giù, quello è un conto, ma se sono commenti sotto dei post non si può fermare con le mani la marea di leoni da tastiera e di odiatori che ci sono su internet. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale Teleitalia che è gratuita l'iscrizione. Con l'iscrizione potete partecipare nella community ai tanti sondaggi e commentarli. Siamo anche su Facebook e Teleitalia Notizie, dove trovate tutti gli stessi video che ci sono su YouTube e li potete commentare e condividere con chiunque in Facebook, in internet e anche fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata. Arrivederci.